Ed eccoci qua, buon pomeriggio e ben ritrovati ancora in diretta sulle fonti TV. Prosegue la nostra maratona dedicata all'8 marzo e in effetti siamo in compagnia di Diana De Marchi, Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili Comune di Milano. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Adesso mi sistemo, scusate, ma è una giornata molto complicata. Grazie. Allora, noi abbiamo preparato tantissime statistiche e numeri, però partiamo da una domanda abbastanza generica. Vediamo intanto che in Italia il calo dell'occupazione femminile durante l'emergenza Covid è stato il doppio rispetto alla media UE, con 402.000 posti di lavoro persi tra aprile e settembre 2020. Volevo sapere, ecco, da lei perché le donne sono quelle più colpite. Le ragioni sono diverse, nel senso che già partiamo purtroppo da dati che sono complicati nella nostra città, nel nostro paese, nella nostra città molto meglio, perché questa è una regione che offre tante opportunità di lavoro alle donne e quindi dove le donne riescono anche a essere attive professionalmente. Però il paese ha un dato proprio sull'occupazione femminile che è molto basso drammaticamente e sicuramente la situazione di lockdown e di post-lockdown non ha favorito le donne, sia perché già avevano lavori precari e partivano quindi da numeri molto bassi, ma anche perché poi tutto il tema della cura della famiglia e quindi della didattica a distanza ha sicuramente penalizzato ancora di più le donne che, nonostante le leggi, le tutele e i diritti che abbiamo, comunque continuano a essere il soggetto protagonista nel sistema di cura. E questo è il tema sul quale bisogna lavorare, cioè bisogna lavorare perché le donne possano liberare il loro tempo e dedicarsi appunto ai talenti e alle capacità che possono esprimere se hanno poi le condizioni per farlo. Quindi questa è la ragione per cui abbiamo visto quei dati drammatici. Sappiamo che c'è anche un gap salariale purtroppo ancora troppo pesante, per il quale c'è una proposta di legge importante che speriamo venga approvata al più presto, proprio perché quella è fondamentale. Dopodiché non bastano le leggi, come abbiamo visto, serve che quelle leggi vivano nel nostro tessuto sociale. E allora bisogna contrastare tutti gli stereotipi e i pregiudizi che ancora impediscono alle donne proprio di essere protagoniste e quindi avere le condizioni necessarie e sufficienti per poter esprimere capacità e talenti e quindi riconosciute anche nelle loro competenze. E noi pensiamo e speriamo che questa situazione drammatica, che ha fatto esplodere dati già preesistenti, consenta invece adesso di rimediare lavorando proprio sul tema dell'accesso al lavoro, delle pari opportunità e delle condizioni appunto delle donne che siano libere di esprimere tutto quello che sanno e possono fare. Ecco, questo è il tema fondamentale e serve anche appunto un riconoscimento del loro valore che sia un riconoscimento costante e non casuale e che quindi permetta a donne e uomini di esprimersi e di proseguire nella loro capacità di contribuire al miglioramento del paese. Potrebbe essere questa l'occasione, proprio perché si è visto drammaticamente quanto è difficile per le donne avere questa possibilità di accedere al lavoro e di proseguire e di non doversi sobbarcare il carico familiare tutto il giorno e tutti i giorni. Quindi è un tema di servizi, è un tema di capacità, è un tema di libertà di esprimersi e anche di necessità di dare una formazione, di permettere alle donne di non solo raggiungere i risultati che già hanno raggiunto, ma di mantenerli e soprattutto di lavorare sulla formazione, che è una formazione che deve essere molto orientata verso le materie che conosciamo come materie STEM, che sono le materie appunto scientifiche e tecnologiche, sulle quali ancora vediamo troppa poca preparazione e bisogna fare in modo che questo orientamento agli studi sia strutturato e organizzato, perché quelle competenze sappiamo che sono indispensabili per il mondo del lavoro di oggi, ma soprattutto del futuro. Ecco, questo punto è molto importante, però vorrei tornare velocemente alle pari opportunità perché diciamo che è una parola chiave. Cosa ha fatto concretamente il Comune di Milano, che tra l'altro Milano è visto come una città eccellente in Italia per quanto concerne le pari opportunità? Certo, sì, beh, insomma,
Intanto abbiamo già iniziato anni fa con la precedente amministrazione a lavorare sul tema delle pari opportunità e quindi per trovare tutti gli strumenti possibili che permettano appunto alle donne di essere protagoniste del loro progetto di vita. Di recente abbiamo lavorato molto e l'amministrazione è stata anche premiata per questo già nel 2018, proprio perché anche rispetto a tutto quello che riguarda i bandi per le imprese ci sono stati punteggi che hanno aumentato la possibilità delle imprese di donne di accedere appunto ai bandi del comune che riguardano le imprese, e questo è un percorso virtuoso sul quale si è iniziato da qualche anno e si prosegue con grande determinazione, e non è perché devono essere avvantaggiate, ma devono avere appunto una possibilità in più proprio perché sono state limitate negli anni, e quindi è una misura importante, ma non basta, serve anche che l'amministrazione, come sta facendo, e quindi quell'approccio anche all'interno dell'amministrazione comunale, lavori su tutte quelle che sono le azioni del comune che vengano valutate ex ante e ex post sulle ricadute che possono avere su donne e uomini, e quindi un'attenzione particolare che si riesce a ottenere grazie al bilancio di genere, sul quale noi abbiamo già deciso di applicarlo, e quindi nella prossima avremo un bilancio di genere condiviso e strutturato. Adesso stiamo formando tutte le persone che poi saranno quelle che dovranno essere preparate proprio per capire cosa significa applicare il bilancio di genere e poterlo fare costantemente. Ecco, questa è un'azione molto importante che vede il Comune di Milano coinvolto proprio in tutte le direzioni, e quindi è fondamentale. Siamo anche già stati attenti al riconoscimento dei ruoli e del valore delle donne, anche a partire da azioni più piccole che fanno parte di un mosaico proprio di attenzione e di rispetto del ruolo e del valore delle donne e delle loro capacità, che è quello del linguaggio di genere, che io sostengo con grande forza perché era partito con una mozione del Consiglio Comunale, è diventata poi una delibera del Consiglio, e significa appunto utilizzare il linguaggio di genere nelle comunicazioni interne ed esterne del Comune di Milano, e cioè riconoscere con la declinazione al femminile, che peraltro la nostra lingua italiana ha già, ma facendo in modo che sia applicata costantemente, che vuol dire riconoscere appunto ruoli delle donne che hanno uno sguardo diverso nella attuazione del loro ruolo, ma che è uno sguardo complementare necessario perché si possa rispondere a tutti nella nostra città, donne e uomini. E quindi già a partire dalle parole si declina quel rispetto e quel valore appunto della professionalità delle donne. E oltre a questo lavoriamo tantissimo sui percorsi di sensibilizzazione proprio contro gli stereotipi e per favorire l'uguaglianza, perché questo è l'obiettivo. Questa città è una città che ha fatto politiche inclusive e innovative, perché sappiamo bene che l'inclusione e l'innovazione vanno di pari passo, proprio per migliorare la nostra città e per far sentire tutte e tutti protagoniste del suo sviluppo. Ecco, vorrei toccare un argomento altrettanto importante, ovvero la natalità. Non lo so se la regia potrebbe mostrare questo dato che vorrei far vedere ai nostri telespettatori. Nel 2019 in Italia sono nati circa 400.000 bambini, ovvero 7 nuovi nati ogni 1.000 abitanti. I numeri sono decisamente preoccupanti, tra l'altro sono i peggiori all'interno dell'UE, e quindi le vorrei chiedere se è più semplice fare famiglia oggi o 20 anni fa in un comune, ma anche in una città come Milano. Beh, la città di Milano, devo dire che rispetto ai servizi per le donne che appunto servono poi per liberare il loro tempo e potersi appunto esprimere nelle loro professioni, è una città che sicuramente è all'avanguardia. Certo non basta, e soprattutto non è l'unica misura, perché ripeto, il tema non è solo avere i servizi, che è fondamentale, e sicuramente si può fare di più e meglio, per esempio incidere sulla flessibilità di questi servizi, perché sappiamo che anche il lavoro delle donne è flessibile, perché molte donne appunto da precarie lavorano su progetti, quindi hanno esigenze che sono diverse nelle varie fasi della loro vita, e quindi è importante anche rendere più flessibili questi servizi. Però ripeto, Milano su questo è già all'avanguardia. Dopodiché non è solo questo, serve anche che all'interno delle aziende ci sia un'attenzione che sia costante rispetto
ai bisogni delle donne e quindi che ci sia un riconoscimento appunto del valore che le donne portano, che sappiamo che anche nelle aziende poi migliora la produttività e quindi il guadagno stesso, per cui è anche dal punto di vista economico un vantaggio avere più donne, ma bisogna anche considerare che cosa significa appunto per una donna lavorare e gestire anche la famiglia. Ed è importante lavorare proprio sulla cultura che riconosca la necessità di condividere i ruoli all'interno di una famiglia e non di pensare che il carico deve essere tutto sulle spalle di una donna. Dopodiché molte delle misure sono appunto a livello nazionale, perché quando dicevamo prima, se a parità di competenze e capacità gli uomini continuano a guadagnare di più o comunque hanno più possibilità, questo è un tema che riguarda il paese e bisogna che tutti mettano a sistema le strategie necessarie perché questo non avvenga. Quindi noi facciamo la nostra parte, ma la possiamo fare insieme agli imprenditori, insieme alle aziende, molte delle quali già stanno attivando sistemi importanti perché ci sia questa partecipazione di donne e uomini, ma appunto deve essere condivisa da tutti i soggetti. Ultimissima domanda che riguarda le donne nella pubblica amministrazione locale in questo caso, che percorso possono avere, che percorso stanno facendo e soprattutto come essere una donna e soprattutto in una macchina amministrativa complessa come Milano? Beh, la macchina amministrativa di Milano ha tante donne, un po' per legge, anche perché per esempio nella giunta è necessario avere un equilibrio di genere e noi l'abbiamo. Abbiamo anche moltissime donne, bisogna che poi siano anche le scelte degli elettori e delle elettrici, ma avendo noi la doppia preferenza per esempio nell'elezione, quest'anno abbiamo un numero di donne molto alto dalla parte dell'amministrazione e dalla parte politica, che appunto è in maggioranza, perché abbiamo applicato quel criterio di doppia preferenza e abbiamo avuto tante donne candidate e quindi tante donne consigliere. E questo aiuta naturalmente, perché se le donne si alleano diventano necessarie proprio nella gestione delle politiche dell'amministrazione, perché danno una visione diversa, una visione complementare e necessaria. E su questo Milano ha fatto molto, bisogna fare molto anche perché le posizioni apicali delle donne poi all'interno della macchina amministrativa siano di più e quindi favorire il loro benessere sul luogo di lavoro. Ed è questo l'impegno che il Comune di Milano ha preso e che ha portato già dei risultati. Purtroppo partiamo da dati bassi e quindi il lavoro non vede immediatamente i risultati, però quando si strutturano delle azioni concrete, positive, beh, poi i risultati arrivano e quindi questo è il lavoro che stiamo facendo e lo stiamo facendo anche dentro e fuori l'amministrazione, perché anche ragionare su tutte le donne che hanno già portato contributi importanti alla vita politica, economica, culturale, sociale del paese, beh, sono spesso dimenticate, se pensiamo anche nelle intitolazioni delle vie, che sembrano piccoli gesti, ma sono quei piccoli gesti che fanno parte di un mosaico complessivo che è di riconoscimento appunto della necessità e della capacità delle donne di innovare e di contribuire al progresso della città. E quindi stiamo lavorando molto sulla toponomastica femminile, sull'aumento quindi delle targhe di vie intitolate alle donne, perché di donne ne abbiamo ma sono poco conosciute, proprio perché cambi quella cultura che ancora, nonostante, ripeto, le leggi, le tutele, i diritti, non è sufficientemente diffusa. E quindi questo è un lavoro capillare che continuiamo a fare insieme al tema importante, che è quello del contrasto alla violenza. Noi abbiamo una rete antiviolenza del Comune di Milano, che è una rete sulla quale il Comune ha investito tantissime risorse economiche, anche in anni nei quali era appunto difficile per gli enti locali trovare le risorse. Il Comune ha deciso comunque di triplicare gli investimenti nella rete, e la rete cosa fa? Non solo accompagna le donne a uscire dalla violenza, ma promuove il loro benessere e soprattutto sensibilizza e previene tutto quello che riguarda la mancanza di rispetto e di pari opportunità, perché in quel modo si contrasta anche la violenza, perché quando il rispetto è diffuso e reale, beh, allora anche la violenza finalmente verrà eliminata. Ecco, questo è un lavoro importantissimo sul quale il Comune di Milano ha investito risorse economiche e professionali. Quindi sono tanti pezzi che contribuiscono proprio a creare una città che abbia davvero le pari opportunità per donne e uomini, e questo è fondamentale. Grazie mille.
Grazie mille a Diana De Marchi, Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili Comune di Milano. Buon proseguimento di questa giornata e buon 8 marzo. Grazie, buon 8 marzo anche a voi. A presto.